Alla prima contro la Regina abbiamo avuto l'onore di essere considerati come campo principale. Il derby, del resto, lo imponeva, così come il calendario. Poi il Padova in casa, per tornare alla terza ad essere considerati sempre dagli addetti ai lavori di Sky. Per questo caso, partita di cartello visto lo scontro con il Torino dell'ex Lerda. Alla quarta ci sarà il posticipo con il Modena, lunedì prossimo quindi, con un ascolto maggiore e con gli occhi puntati da tutti. Nutriamo attualmente stima e apprezzamento e a consolidare tutto ciò c'è riscontro nella crescita, soprattutto nel gioco, da parte dell'undici di Menichini. Se qualcuno si rammarica per i punti persi in casa con il Padova e forse anche con il Torino, non deve dimenticare che probabilmente a Reggio Calabria avremmo meritato qualcosina in meno. E anche se ci manca qualcosa in classifica, bisogna considerare che il calcio è questo ed è importante in ogni caso muovere la classifica settimana dopo settimana. Premesso ciò, si prospetta un futuro roseo, soprattutto se la squadra, così come ha dimostrato all'Olimpico, sembra aver assimilato gli schemi del tecnico Ponsacchino, anche se bisogna riconoscere meriti al recente passato. Nel bene e nel male, nel pareggio di Torino, a suo discapito, abbiamo rivisto qualcosa di Lerda. Menichini, dal canto suo, ha saputo trasmettere continuità e noi siamo convinti che alla ripresa, dopo tre pareggi consecutivi, arriverà la tanto sospirata vittoria contro una delle attuali capoliste, se non altro perché l'essere al centro dell'attenzione nel posticipo non può far altro che migliorare la nostra prestazione, sperando che il Crotone, in abito da sera, possa presenziare al meglio al Gran Galà. Domenica scorsa il Palamilone ha ospitato il seminario di aggiornamento organizzato dalla Federazione Judo della Calabria. C'è necessità che ci sia una certa preparazione non solo sportiva nell'affrontare e nel far affrontare ai giovanissimi le prime nozioni motorie. Assolutamente sì, noi abbiamo sempre avvertito e devo dire abbiamo avuto delle risposte anche se estemporanee, cioè proprio non pianificate, il che significa chiaramente un sacrificio di chi si spende nel campo di appartenenza ulteriore, proprio perché abbiamo un obiettivo, lo sviluppo armonico dei ragazzi, che chiaramente non può prescindere in quella che è l'attività ludica dall'aspetto proprio del gioco attivo, non solo del divertimento che è stato preponderante, anche abbastanza autoreferenziale per noi adulti. Quindi avere la possibilità di avere delle partnership e averle con persone qualificate, trasparenti, in quelli che venivano a torto indicati come sport minori, ma che sono assolutamente più formative e meno inquinate, mi pare assolutamente indispensabile. Oggi si è fatto il discorso della necessità prioritaria di mantenere l'obiettivo chiaro che è quello che abbiamo dichiarato all'inizio, cioè di mirare ai ragazzi, perché spesso lo dichiariamo ma poi non lo perseguiamo. E poi di avere ovviamente tutto quello che serve, le strutture che sono carenti e le persone disinteressate e qualificate che possono in maniera sinergica mettersi insieme, pianificare e soprattutto verificare i risultati, che non devono essere solo quelli agonistici. C'è correlazione tra il non saper correre, il non saper muoversi, il non essere coordinati e tanti piccoli problemi che possono Assolutamente sì, essere assolutamente curati dall'inizio. sì. Allora, c'è anche una zona di confine abbastanza labile tra quello che noi facciamo e che si chiama riabilitazione per queste che sono disabilità transitorie e che spessissimo hanno origini organiche, che non sono solo ambientali o di mancanza di opportunità, e quelle che sono poi le attività sportive. Le situazioni in questo caso, dal punto di vista dell'intervento, si devono implementare, non possono non implementarsi. Noi questo ce l'abbiamo chiaro e lo abbiamo imparato anche dalla patologia, anche quella non permanente, perché di permanente non c'è nulla quando si interviene, soprattutto in epoca precoce, perché la plasticità dei ragazzi, cioè quindi questa la loro larvalità e maturità, permette il cambiamento che può essere negativo se le cose vengono lasciate a se stesse, può essere veramente in maniera mirabile e positiva proprio quando si può intervenire per tempo. Quindi Chiudiamo con questa battuta, l'indagine. cosa dobbiamo fare per farlo capire? Dobbiamo fare un'informazione e dobbiamo
renderci anche, diciamo, dal punto di vista proprio dei nostri comportamenti credibili. Altrimenti io ho sentito parlare oggi molto di progetti, di varie cose, e quei progetti vanno pianificati, devono essere avere dei contenuti, devono essere avere un accreditamento in termini proprio chiari, devono avere delle verifiche. Nel momento in cui si verificano la differenza tra lo stato attuale in cui si trova il bambino.